Buongiorno ragazzi! Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di La Vita Secondo Jimmy. Stiamo raggiungendo in Garfagnana, nella zona di Gallicano, i ragazzi del club Fuoristrada Vico Pisano, che ci hanno invitato ad un'uscita di 2 giorni con... In realtà loro sono partiti stamani, ma noi eravamo al lavoro, quindi li raggiungiamo solo ora nel pomeriggio. Stasera ci fermiamo a dormire in un bel campeggio tutti insieme e domattina ripartiamo con giro on off-road. Quindi mi raccomando, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale e non perdetevi nemmeno un nostro video. Fatto un bagnetto nel fiume Serchio, siamo rinfrescati un pochino e adesso ci incamminiamo verso verso il campeggio dove dormiremo questa notte con tutti gli altri e faremo una bella bracciata, un bel bagno in piscina. Era campeggio. Partire l'onovo. Ma il mio coltellino? Ambozza. Buongiorno, buongiornissimo! Salve. Allora, stiamo venendo via dal campeggio. Frontale. Stiamo venendo via dal campeggio, stiamo andando a fare colazione e dopo partiamo per il giro nei boschi. Vediamo l'ora. Speriamo di riuscire a far tutto col Jimmino. Guarda come siamo carichi. Si va. Ciao. Allora ragazzi, abbiamo da Gallicano. Abbiamo preso una deviazione a sinistra. Si fa il percorso che abbiamo già fatto in inverno con... Che c'era parecchio fango che c'era. Quindi l'abbiamo poi rifatta un'altra volta. Chi ha seguito, chi segue il canale, si ricorda sicuramente. Comunque è una strada molto carina già questa.
volte abbiamo saltato la deviazione un pochino più difficile, forse era chiusa dalla vegetazione. Qua c'è il piccolo guadino, più che altro ora è fango. Pajero ha strusciato sotto, vediamo noi. Probabile, anche noi. Tanto c'è la piastra. San piastra. È una deviazione diversa, sì, da quella che abbiamo. Ciao Mary! Ciao Chiara! Thank you.
Allora, questa ragazzi è la salitona che abbiamo fatto d'inverno e con gomme finite l'abbiamo affrontata. Strappai anche un ammortizzatore quel giorno lì. Tanto il Pajero, la pedana, la piegata sulla radice dove abbiamo toccato noi. E l'ha anche rigato. Vabbè, e nulla. La pendenza, potete vedere il Pajero che sale ora, è notevole. Penso che in estate con gomme nuove e il terreno quasi del tutto asciutto non ci siano grossi problemi. Sempre.
questo mi frusta. La giungla io. Mamma mia. Ci si sperdeva anche Tarzan qui dentro. Non facile ripartire lì per noi, eh. Considerando che lui ha l'assetto. Non facile per noi. Che classe, ragazzi.